tutti che aprono i vlog in modo carino, eccetera. Io mi faccio che mi sono appena svegliato. Amiche, sono le 5 del mattino, guardate come sono gonfio. Ma stasera si parte per la Corea! Cioè, ma uno può ridursi così? No, ma ditemi se vi sembra normale che uno si può ridurre così. Mancano tipo 12 ore e io sono ancora. Sono così. Beh, amiche, buongiorno! Finalmente posso dirlo. Come state? Spero tutto bene. Allora, come potete vedere, amiche, sono già in tenuta perché sto per andare in palestra. Allora, fra poco vi spiego tutto, promesso, perché praticamente sono sparito dai social e tutti pensate che mi sia successo qualcosa, ma questo lo spiegheremo fra poco. Sono tipo le 7 del mattino, ora vado in palestra, poi appena torno e faccio colazione, vi racconto questa giornata che sarà lunghissima ed estrema. Comunque io pronto così oggi, amiche, mamma mia, aiuto, che braccio! Oggi braccia. Ok, amiche, allenamento finito e il braccio è triplicato, non ho capito. Io mi spacco comunque, cioè è enorme. Io comunque ora torno a casa a fare la doccia. Vi devo spiegare un sacco di cose. Allora, non so da dove iniziare. Allora, io non so se si percepisca, ma sono allora, al limite tra la pazzia e la felicità e l'estrema, come posso dire, gioia, perché appunto come vi ho detto pochi istanti fa, prima di andare in palestra, partirò stasera per la Corea. Ora sono le 8:09. Io mi sono appositamente svegliato stamattina alle 5 del mattino perché stasera, lunedì 4 settembre, alle 21 ho il volo. Quindi fortunatamente parte un orario serale, l'ho scelto apposta quando ho fatto i biglietti. Tipo, quando è che li ho fatti? Maggio-giugno i biglietti circa. Dicevo, alle 21. Quindi stamattina mi sono apposta, svegliato presto, ho fatto workout, poi più tardi mi metto a pulire tutta la casa. Perché? Perché voglio stancarmi il più possibile in modo tale che quando salgo in aereo, fate verso le 22/23, dopo un'oretta che sono sul volo, mi posso addormentare nella speranza, come posso dire, di dormire il più possibile e non sentire il viaggio. Il viaggio, questa volta mica viaggio con Korean Air Milano Malpensa e ci mette 11 ore. L'altra volta invece avevo fatto Milano Qatar, Qatar Corea con Qatar Airways e ci avevo messo 13 ore, qualcosa era infinito. Meno male che questo io salgo ed è diretto, non devo fare niente. Io bevo le mie proteine e niente, che dire amiche, io sono visibilmente felice e anche molto in ansia. Perché? Perché questo viaggio sarà completamente da solo, cioè, nel senso che comunque incontrerò le persone delle persone, sicuramente incontrerò Ilaria, Ila Makeup 02, incontrerò i miei insegnanti di coreano che mi stanno aspettando lì, però il viaggio sarà completamente da solo, nel senso che magari passo un pomeriggio con loro, una cena di là, però poi effettivamente sono da solo anche nell'appartamento. Ma vi posso dire, amiche, che sarà ricca ricca di avventure. Non sarò solamente a Seoul, perché attenzione, amiche, i coreani lo chiamano Seoul, un po' come se fosse anima in inglese, e non Seoul. Io sono felicissimo, felicissimo. Ieri ho completato la valigia, oggi me la ricontrollo tutto, ho stirato anche i vestiti, sono stato bravo. Ho pensato a, se non erro, 8. Oddio, mi chiama qualcuno. Niente, amiche, era un call center, alle 8:12 del mattino. Iniziano presto. Allora vi dico, ho fatto la valigia ieri, ho messo tutto, devo ricontrollare però se ho preso tutto, quindi oggi, cioè, quindi più tardi faccio un check. Uscirò di casa più o meno verso le 4, vi dico la sincera verità. E su Instagram, sono sparito. Sono sparito totalmente da sabato, quindi farò passare tipo domenica, lunedì che è oggi e mi vedrete praticamente martedì. Io arriverò alle 3 ora coreana, contate che siamo 8 ore di differenza. Non so cosa dire perché è strano anche per me, vi dico la sincera verità, cioè il pensiero che stasera io non dormo nel mio letto ma salgo su un aereo e mi ritrovo dall'altra parte del mondo, da solo oltretutto. Ci tengo però a dire una cosa importantissima subito dall'inizio. Come al solito io ringrazio voi e vi giuro dal cuore, ve lo dico, grazie mille. Tanto io so che piangerò anche quando arriverò lì, quindi mi conoscete, sono così.
Grazie mille perché la possibilità di fare questo viaggio con i miei soldi è grazie a voi. Io spero di farvi vedere anche solo un pochino e darvi la spinta per fare anche voi dei viaggi da soli e spero di portarvi come di farvi conoscere la Corea però con i miei occhi, gli occhi di un bambino, possiamo metterla in questo modo perché quando soprattutto viaggio mi sento un po' bambino, mi sento un po' un esploratore, mettiamola in questo modo. Io ringrazio voi perché può sembrare magari il percorso dell'influencer un percorso florido, eccetera, però bisogna anche affrontare quella che è la realtà. Se un giorno non vi dovessi più piacere, in qualche modo dovessi deludervi, vuol dire che questo sogno finirà. Però no, non voglio credere che sia così. Ho sempre percorso la vita sui social sin da quando ero in Sardegna, cercando di essere legato a quelli che sono i miei valori e di essere sempre onesto e trasparente nei vostri confronti. Quindi spero di poterlo fare ancora per tanto tempo. Fidatevi che ho programmato da mesi delle attività bellissime, delle attività secondo me molto curiose. Andrò a intervistare delle persone iperfamose, cioè una in particolare è nel mio ambito, una tra le persone forse più famose del mondo. Quindi io ora finisco la mia colazione, amiche mie, e ci vediamo fra un po'. Allora, amiche, io mi sono cambiato, sto facendo le pulizie, come potete vedere, sono ormai le 11, ma secondo me un'oretta dovrei aver finito. Intanto, comunque, stavo guardando un pochino dall'anteprima dei messaggi che un sacco di voi sono preoccupate perché sono sparito. E contate che manca ancora tutta la giornata di oggi e anche quella di domani, perché voi lo scoprirete praticamente verso l'una di domani che, come posso dire, sarò in Corea. Io vi giuro, mi dispiace tantissimo farvi preoccupare così su Instagram, però tipo lo volevo annunciare in un modo un po' diverso questa volta, anche perché amiche, le persone invidiose sono sempre dietro l'angolo a lanciartela, quindi io ho detto, non si sa mai che salgo sul volo e poi mi cade l'aereo, quindi amiche non lo diciamo per scaramanzia. Ho pulito tutta la casa, è scintillante, vi giuro che mai avuta la casa così in ordine perfetta. Sono le 3, ho anche finito di consegnare un lavoro che uscirà questa settimana su Instagram e su TikTok, su tutte e due le piattaforme. E io comunque fino all'ultimo minuto lavoro. E niente, ora vado a cambiarmi, sono le 3, alle 4 esco di casa. Spero che non ci sia troppo caldo e spero di riuscire ad andare in metropolitana, ma penso di sì, non vedo quale sia il problema. E poi siamo pronti. Non ci credo, io non ci credo, fino a quando non salgo in aereo non ci credo. Allora, amiche mie, ho consegnato il bagaglio da Stiva e ovviamente sono venuto nel mio posto preferito dell'universo, ossia il McDonald's. La vostra fata preferita necessariamente deve consumare del cibo. Sono le 6:13, mancano 2 ore ancora, fra 2 ore poi si parte. Beh, amiche, dopo esserci rifocillati, nel senso che sono andato anche a prendere il McFlurry al pistacchio e soprattutto aver passato tutti i controlli, no, non sono io. Sono al gate giusto, qua dietro è il gate per andare in Corea. Per ora è andato tutto bene. Mi aspettano solamente quelle maledettissime 11 ore che non so come supererò. Tra una serie TV e l'altra probabilmente, tra un film e l'altro, ma ce la faremo. Io niente, ho già messo in carica il telefono perché è scarico. Beh, amiche mie, allora, controlli fatti, finalmente sto per salire nell'aereo. Cioè, mi fa ridere che sono sveglio dalle 5 del mattino con tutto questo, ricordiamo. Allora, amiche, eccomi qua, sono seduto, ho due signori a fianco coreani carinissimi. E c'è un freddo porco, quindi copertina ovviamente, cinture allacciate, ho anche la felpa e niente, ovviamente questa nella pancia perché non mi devo congelare. E qua dovrebbero apparire le Blackpink in teoria.
Allora, amiche, mancano solamente tipo 2 ore all'arrivo e questa è la colazione. C'erano solamente 2 opzioni. La prima era appunto questa con riso, tipo porridge di riso saltato. La seconda erano uova con patate. Ho detto no, prendiamo la prima. Non so questo cosa sia. Secondo me cipolla. Ho una paura folle perché a me non piace la cipolla. L'unica cosa che non mangio. Ovviamente, amiche, chi è che ha sbagliato e ha preso la cosa sbagliata? Ovviamente io. Perché questo non è altro che praticamente riso bianco, plastico, dove devi aggiungere appunto la polverina magica e mangiarlo così, no? E questa sì è cipolla. Quindi niente, colazione la saltiamo, anche perché posso dirvi la sincera verità, non sono riuscito ad aprirlo. Io ci ho provato in tutti i modi, in tutti i lati, in tutti i luoghi e non ce l'ho fatta, quindi non mangeremo, non succede nulla. Invece, amica, la signora fianco a me dovete sapere che ha selezionato la seconda opzione e lei ha ricevuto appunto le uova strapazzate con le patate, ma anche il croissant e la frutta. Io posso dire che sono invidioso. Vabbè, meno male che sono partito. Beh, amiche mie, ora da qua il prossimo step è recuperare la valigia, fare la sim, prendere il taxi e dirigermi a casa. E soprattutto io mi sono dimenticata in tutto questo di avvisare la ragazza dell'appartamento che sto arrivando. Mi sono ricordato in volo. Ok che il check-in è self, devo fare tutto da solo, poi vi spiegherò meglio. Allora, amiche, come vi stavo dicendo, praticamente ora mi devo dirigere a casa. Cioè, io sono in queste condizioni devastanti, vi giuro, non vedo l'ora di lavarmi i capelli perché sono olio su tela, olio carapesi. Amiche, praticamente stavo dicendo che devo fondamentalmente arrivare a casa. Il check-in è totalmente elettronico perché loro non hanno praticamente le chiavi di casa, quindi devo solamente andare a inserire il codice. Ovviamente il codice, la ragazza mi ha detto tipo ti ho inserito come codice il numero di telefono, una cosa del genere, però non l'ho ben capito. Quindi fin quando, cioè, quindi devo arrivare lì. Il codice del portone lo so perché quello è anche abbastanza intuitivo e facile. Quello che è invece più difficile sarà entrare dentro casa. Però vabbè, non ci preoccupiamo. Che poi la ragazza è stata super carina perché mi ha descritto anche il percorso che dovrei fare con la metropolitana. Ma ovviamente chi è che sta con la metropolitana? Nessuno. Io ovviamente prendo il taxi. Allora, amiche, finalmente sono riuscita a riprendere possesso del
pratica perché era praticamente spiaccicata dentro lo zaino. Comunque sono sul taxi e allora vi do un po' di info magari per chi fosse, come posso dire, curioso di venire in Corea. Allora, prima info, una volta che prendete il bagaglio andate a fare la SIM. Ci sono fondamentalmente tipo tre marchi per quanto riguarda la SIM, che sono appunto KT, una cosa del genere, LGU, che è quello che ho fatto io, e poi un altro ancora. Fondamentalmente potete scegliere il costo della SIM in base anche ai giorni che state. Nel mio caso io sarò, non ve lo dico quanti giorni, e ho pagato circa 30, 33 euro, perché sono 38.000 won, quindi tipo 33 euro, una cosa del genere, con internet appunto illimitato. Successivamente poi uscito da lì ho preso il taxi, potete prendere in teoria anche la metropolitana. Qual è però il problema? Che per prendere la metropolitana vi serve prima la T-Money. La T-Money non è altro che praticamente una tessera, un po' come la metro di Milano, che tu devi comprare in un tabacchino, ve la vendono anche lì dove fate per esempio la SIM del telefono, e la dovete ricaricare. Quindi tu prendi la SIM e poi la ricarichi. Come però la ricarichi? La puoi ricaricare solamente con soldi contanti, quindi devi andare a trovare prima una banca o comunque un cambio per elevare i soldi, ricaricare la carta e poi allora puoi prendere la metro. In realtà la metro non è particolarmente difficile. L'unico problema è che io, avendo un bagaglio da 20 kg, più, come posso dire, avendo il check-in nella casa, ho detto ok, non mi sembra il caso, non so quanto andrò a spendere. Considerate che da Incheon, che è appunto fuori Seoul, al mio appartamento, che è in zona Hongdae, quindi nel quartiere principale, sono circa 55 km di taxi. C'è da dire che qua i taxi sono molto più economici rispetto all'Italia, eccetera. Potrebbero essere paragonati forse a quelli della Spagna, ma forse anche quelli della Spagna sono cari in confronto. Considerate che mancano ancora 30 km. Per ora ho pagato 15 euro, quindi ho fatto già 25 km, 15 euro, quindi in tutto 30 euro, forse spenderò 40 euro, ovviamente pochissimo rispetto a Milano. Cioè Milano 55 km, minimo 200 euro. Allora, amiche, come è arrivato nel mio appartamento, mi chiedevo, ho detto, ma dov'è il codice per metterlo nella porta? Poi ho fatto così. Ta-ta! Ora provo a entrare. Allora, amiche, finalmente arrivato e, se lo volete sapere, ho pagato di taxi 55 km, ho pagato 41 euro, una cosa del genere, veramente veramente poco, considerando che era tipo un'ora di taxi. Comunque sono nel mio micro appartamento, perché amiche si parla di un appartamento di meno di 20 metri quadri, secondo me siamo intorno ai 15. Ora ovviamente ve lo mostro subito. Allora, io dietro di me, amiche, ho la porta, quindi una volta entrati abbiamo qua subito un armadio dove io ho messo una felpa. Devo ricordarmi poi di, come posso dire, portarla via, altrimenti rimarrà lì per sempre. Successivamente qua ho appoggiato la valigia, poi andrà anch'essa dentro l'armadio e abbiamo subito, amiche, l'appartamento. Entriamo così, abbiamo qua il condizionatore, uno specchio. Qua la ragazza mi ha lasciato praticamente la piastra, il phon, ma io comunque mi sono portato i miei, l'adattatore nel caso mi dovesse servire, e se ci spostiamo sulla destra, amiche, abbiamo il letto che è matrimoniale, comodissimo per me che sono grande, la TV che non penso accenderò, ma soprattutto questa finestra. Questa finestra, amiche, ci porta subito nel quartiere di Hongdae. Mi trovo nella zona di Hongdae, ossia il quartiere principale dello shopping di Seoul. Anzi, di Seoul, come direbbero i coreani. È una giornata bellissima fuori, anche se non sembra perché c'è questo vetro un po' oscurante. Ora, se riesco, vi faccio vedere che è una giornata, ecco, stupenda, molto molto calda, però stupenda. E niente, chiudiamo subito, mica perché c'è caldo, ma soprattutto è pieno di giovani. Voi non avete idea di quanti ragazzi sono passati qua sotto, e soprattutto qua sotto ho un 24 ore. Se ci spostiamo sulla destra, abbiamo, mica, l'altro armadio, comodissimo perché ora mi metterò i capi tutti impilati che ho stirato prima di partire. E spostandoci ancora verso destra, abbiamo quella che è la cucina. Ovviamente è una casa questa per pochi giorni, amica, perché poi cambieremo un po'. Comunque, abbiamo qua, vabbè, la lavatrice che non penso utilizzerò, forse sì, vedremo, cercheremo di capire più avanti. Successivamente qua abbiamo i piatti, così,
Mi faccio vedere, non penso che mangerò a casa, però qua i bicchieri e le tazze, il piano a induzione, la scopa elettrica, il bollitore e il frigo. Invece qua a sinistra, mica, abbiamo il bagno è micro, cioè microscopico, mica che ci entro praticamente giusto. E abbiamo qua appunto shampoo, bagno schiuma e conditioner, quindi balsamo. Abbiamo qua gli asciugamani. Ricordate sempre una cosa se venite in Corea, che loro utilizzano gli asciugamani, quelli piccoli, quelli tipo da viso, fate per il corpo. Cioè loro usano sempre asciugamani micro. Invece io mi sono portato fortunatamente, perché me lo aspettavo, uno dei miei grandi, perché altrimenti mica domani li posso usare anche tutti per asciugarmi. Successivamente, mica, qua abbiamo la doccia, perché dovete sapere che in Corea, io così mi posso anche riprendere, in Corea la doccia non è un'ala separata, ma fa parte di tutto il bagno, quindi io so già che aprendo qua bagnerò ovunque, tutti i mobili, infatti, come potete vedere, l'acqua li ha sgretolati completamente. Devo togliere la carta igienica perché altrimenti inevitabilmente mi si bagna e non la posso utilizzare, e poi il water. Come avete visto, la casa è veramente veramente microscopica, però vi dico, io non starò qua tanto, quindi l'ho presa per dei pochi giorni, quindi va benissimo, anche perché io conto di passare praticamente zero tempo dentro casa, quindi fondamentalmente mi serve solo per dormire. E va benissimo perché io perché l'ho scelta qua nel quartiere di Hongdae? Perché ovviamente io non conosco Seoul, ci sono già stato ad aprile, ma ero qua per lavoro, lo sapete bene, ci sono già i vlog sul canale. Succede che praticamente io non conosco altre zone, quindi avevo paura di perdermi. Quindi cosa succede? Ho detto che okay, ripartiamo dalla zona che conosco meglio, che è questa di Hongdae, e poi andremo ad esplorare altre zone. Quindi ora immediatamente apro la valigia, mi metto i capi qua a posto, doccia, perché qua sono le 6, tipo, sì, sono le 5:45, mentre in Italia sono tipo le 11 del mattino. E io non ho ancora detto nulla. Mi fa ridere che su Instagram sono stato cattivissimo con voi, perché vi ho messo una storia dove vi ho detto: scusatemi se sono sparito, purtroppo non sto bene. Però intendendo tipo che sto benissimo, non che sto male, perché le persone poi lo leggono sempre in modo negativo. Quindi sono stato cattivissimo e so già che mi prenderò un botto di insulti. Allora, amiche, piccolo aggiornamento, abbiamo fatto danni, ho preso alcune cosine e probabilmente mi segnaleranno questo video per, come posso dire, per la musica. Comunque, ho preso dei tteokbokki e io ho una sete pazzesca, quindi vado a comprare anche dell'acqua. Beh, amiche, io sono rientrato a casa e ovviamente il mio vlog non si può concludere positivamente, ma dovete sapere che mi si sono appena bloccate le carte di credito perché sono andato in un ATM a prelevare. Ho inserito il mio bancomat classico, non mi funziona. Ho detto, vabbè, metto la carta, quella degli acquisti esteri internazionali che ho usato fino a 2 secondi fa. Non mi funziona più. Non funziona, ho provato a pagare una bottigliata d'acqua, non funziona, non ho contanti. Quindi sono in merda. In tutto questo, la fortuna è che qua sono le 9, ma in Italia sono le 2, quindi ho chiamato la banca e sto aspettando perché appunto aprono fra poco. Quindi si conclude qua, amiche, il vlog di oggi. Vi aggiornerò prossimamente su che cosa è successo pure nelle storie di Instagram perché mi sto impanicando un po' perché non ho manco un euro, amiche. Quindi non posso andare da nessuna parte, non posso neanche mangiare effettivamente perché non ho soldi.